Orientare i giovani nel mondo del lavoro e delle imprese è necessario maggiore ottimismo. Prosegue la 20ª edizione di Orienta Giovani. Confindustria organizza un incontro che ha l'obiettivo di legare giovani, scuola e imprenditori, richiamando l'attenzione su una nuova prospettiva futura che guarda ad una maggiore innovazione e creatività. L'importante in tempo di crisi è puntare sulla forza delle idee, stimolarsi ed impegnarsi per concretizzarle. Troveranno difficoltà, troveranno competizione, troveranno sfide, come d'altronde le hanno trovate le nostre generazioni che ci hanno preceduto. Quello che possiamo dire loro è che una buona formazione e molto impegno renderanno il loro approccio al mondo del lavoro non più facile, ma più vincente alla lunga. L'adeguata formazione va sviluppata a partire dalle scuole superiori, dove è necessario creare un rapporto tra il mondo della scuola e dell'impresa, attraverso percorsi formativi realizzati sul territorio ed un maggiore utilizzo di metodi innovativi. I presupposti promossi sono un messaggio di speranza a dispetto dei dati raccolti negli ultimi anni, che vedono diminuire la percentuale di giovani occupati, solo il 16% di giovani occupati in 4 anni. Il passaggio tra formazione e lavoro si fa sempre più traumatico, ci si augura dunque per il futuro anche un campo lavorativo più fertile, disposto ad accogliere le promesse del nostro paese. Lei pensa che nonostante la loro preparazione e la loro motivazione troveranno un domani un terreno fertile nel campo del lavoro? Beh, nel campo del lavoro, l'accesso al lavoro dipende da due fattori. Beh, ovviamente, insomma, un territorio che abbia prospettive di sviluppo e di futuro, ma dall'altro anche i percorsi scolastici che i nostri ragazzi intraprendono. Ci sono percorsi scolastici nobilissimi che però oggi non garantiscono un posto di lavoro, percorsi scolastici, specialmente le materie tecnico-scientifiche, che garantiscono un posto di lavoro adeguato. Quindi c'è anche un problema, come diciamo oggi, di orientamento. E c'è anche un tema centrale. I nostri ragazzi oggi hanno delle opportunità delle quali non sono pienamente consapevoli. Il mondo imprenditoriale, le strutture economiche sta cambiando rapidamente, la società cambia, l'economia cambia anche per la rivoluzione digitale. Tutti questi ragazzi che stanno oggi in sala sono ragazzi che stanno dentro quella cultura digitale e quindi hanno la capacità anche di comprendere quello che sta succedendo nel mondo in questi anni. Un intervento da parte di Giorgio Napolitano è stato annunciato all'inizio dell'incontro. Il Presidente della Repubblica restituisce fiducia ai giovani, augurando buona fortuna ai protagonisti della manifestazione. Abbattere il pessimismo, bisogna saper vedere un punto bianco nella situazione nera della città, ha detto il sindaco di Catania Enzo Bianco, aggiungendo: l'ottimismo è il primo passo per cambiare le cose. Non può nascere un'impresa senza l'ottimismo.